La Bentley presenta la quarta generazione di un suo vero e proprio grande classico, la Continental GT, che adesso arriva con l'ibrido plug-in, una novità assoluta nella storia di questo modello a cavallo tra lusso e prestazioni, però insieme non c'è nessuna forma di downsizing. Rimane sotto al cofano il 4000 V8 biturbo, oggi andiamo a conoscerla insieme da vicino e soprattutto a scoprire come se la cava tra i tornanti delle Alpi Svizzere. La prima cosa da dire riguardo questa quarta serie è che la Bentley ha fatto delle scelte un po' diverse dal solito per quello che riguarda la strategia di lancio della gamma. Per la prima volta nella storia del modello viene lanciata appunto al momento del debutto la versione Speed, che è la versione sportiva, quella ad alte prestazioni, cosa che invece in passato succedeva all'esatto opposto, quindi prima le versioni base e poi arrivava la Speed. E poi, seconda novità, arrivano insieme, come vedete, la Coupé che avete visto prima e anche la GTC, che anche lei è disponibile al momento del lancio. Per quello che riguarda le novità estetiche, come vedete c'è tanta familiarità con la storia della Continental GT e con soprattutto la terza serie. In fondo possiamo considerare questo nuovo modello come una sorta di grosso restyling che arriva dopo 6 anni dal lancio della terza serie. Però adesso andiamo un po' a curiosare nei dettagli, perché è lì che si annidano le novità più interessanti. La parte che è andata incontro al remake più importante, se vogliamo, è proprio l'anteriore. Qui si trova forse la novità più importante anche a livello di storia del marchio, perché per la prima volta dai tempi della Bentley S2 del 1959 tornano sul frontale di un modello del marchio inglese i fari singoli. Dal 59 in avanti invece le Bentley le abbiamo sempre viste con i doppi fari, e qui abbiamo anche un, direi, trattamento abbastanza interessante, insolito e anche molto molto aggressivo, perché come vedete il faro è caratterizzato dalla presenza di questo sopracciglio che rende, secondo i designer della Bentley, lo sguardo più concentrato, come se fosse quello di una tigre. Vi faccio vedere anche qualche altro dettaglio, perché mi piace molto questo taglio a cristallo della parte superiore del sopracciglio e anche questo pattern a Y che serve un po' a impreziosire, ad arricchire il fascio di luce e a dargli un po' più di personalità. Fascio di luce che viene generato da 120 LED per parte, che ovviamente danno vita sia alla funzione anabbagliante sia a quella abbagliante. Per quello che riguarda la fiancata, devo farvi vedere un pochino questo esemplare, che anche qui abbiamo un nuovo colore di lancio. C'è sicuramente un punto di contatto con il modello precedente, che è lo sviluppo molto orizzontale con il cofano che prosegue dentro la linea di cintura, i parafanghi posteriori molto pronunciati che ricordano un po', secondo i designer della Bentley, la postura di una tigre in caccia quando sta per balzare sulla preda. Vi faccio vedere anche il posteriore, dove ci sono molti dettagli che sono diversi dalla generazione precedente. Intanto il paraurti ha un design al contempo più pulito, perché sono state tolte molte linee, ma anche più aggressivo. Molto bella anche la nuova formulazione dei gruppi ottici posteriori, che sono molto sottili, più tridimensionali ed escono anche di più dalla forma del cofano. Qui dal cofano è sparito oltretutto il profilo spoiler che usciva alle alte velocità, adesso è stato sostituito da questo holder fisso che rende la linea molto molto più pulita. Ultimo dettaglio che vi faccio vedere qui, il nuovo design dei terminali di scarico, che adesso hanno questa sagoma unica, diciamo più o meno trapezoidale, anche lei che rende più aggressivo il posteriore. Anche nell'impostazione degli interni diciamo che c'è una certa continuità, e anche qui le novità si concentrano nei piccoli particolari. Rimane quindi l'impostazione, che è quella, se vogliamo, un po' da ammiraglia sportiva di questa Continental GT, che mantiene dei materiali e delle finiture davvero di super super lusso. Ci sono però anche dei tocchi di modernità. Mi piace questo nuovo motivo geometrico parametrico della trapuntatura dei sedili, che torna anche qui con questa forma romboidale sul pannello delle portiere. Parlando di materiali e colori, vi faccio vedere appunto questo
nuovo Gravity Grey che dà un tocco di modernità anche lui e che contribuisce ad avere un po' questo color and trim sicuramente più innovativo rispetto al passato, grazie anche a questi dettagli in dark chrome. Ci sono ovviamente delle cose che non cambiano mai su una Bentley, e meno male che è così, perché qui siamo su una delle poche macchine sul mercato che puoi ancora comprare con i rivestimenti in radica di noce. Qui però c'è una piccola sorpresa che adesso vi faccio vedere. In realtà è una sorpresa che è rimasta dal modello precedente e che qui si ritrova esattamente tale e quale. Allora, andiamo ad accendere la macchina ed ecco qui il rotating screen, che è un po' la firma degli interni di questa bellissima Continental GT, appunto rimasto esattamente come era anche in questa nuova versione, in questa quarta generazione. Il rotating screen ci propone tre diversi aspetti. Questo qui è il monitor da 12,3 pollici dell'infotainment. Schiacciando il tasto screen, lui occulta lo schermo e fa uscire questa bellissima strumentazione analogica con temperatura esterna, bussola e cronometro qui sulla parte di destra. Tenendo invece premuto il tasto si ottiene questo effetto qui, e cioè con la parte che ospita lo schermo e la strumentazione che va a integrarsi completamente con il resto della plancia alla ricerca di quello che la Bentley chiama digital detox, per godersi un po' di guida sportiva o magari anche un po' una passeggiata in pieno stile Gran Turismo, che è esattamente quello che sto per andare a fare io. Adesso parto da Andermatt e inizio a salire un po' per i passi delle Alpi Centrali Svizzere, farò il Furka, farò il Sulzenpass e altri valichi molto molto belli. Vediamo un pochino come se la cava questa macchina, che ha massa e dimensioni non irrilevanti, ma alcuni aiuti elettronici e meccanici che dovrebbero renderla molto interessante da guidare. La novità tecnica principale di questa nuova Continental GT è costituita dall'arrivo dell'ibrido plug-in. Questo nuovo sistema è basato sull'abbinamento tra il 4000 V8 biturbo da 600 cavalli e 800 Nm e un nuovo motore elettrico da 190 cavalli e 450 Nm che è montato all'interno della trasmissione. La potenza di sistema che dichiara la Bentley è di 782 cavalli e 1000 Nm, che sono numeri che la rendono la Bentley più potente di sempre. Questo in che cosa si traduce a livello di prestazioni? In uno 0-100 in 3 secondi e 2, che diventano 3 secondi e 4 per la GTC, e in una velocità massima di 335 km/h, limitata a 285 nel caso della GTC. A trasmettere tutto questo ben di Dio alle quattro ruote motrici ci pensa un cambio doppia frizione a 8 marce che è aiutato in questo compito da tutta una serie di sistemi meccanici ed elettronici. C'è prima di tutto un differenziale autobloccante a controllo elettronico e poi c'è anche un sistema di torque vectoring molto evoluto che agisce sia sul differenziale centrale sia sui freni per ripartire la coppia sulle ruote dello stesso asse. L'effetto combinato di tutto questo devo dire che è davvero impressionante, sia da un punto di vista di percorrenza di curva sia soprattutto di uscita, perché ovviamente si dispone di una quantità di trazione ancora superiore rispetto alla generazione precedente della Continental GT. Un'altra cosa che mi sta piacendo molto su questi tornanti che salgono da Andermatt verso il Furka Pass sono le cambiate, perché questo motore elettrico che è sistemato proprio all'interno della trasmissione ha anche una funzione di riempimento, quindi non ci sono dei vuoti di coppia e sembra davvero di avere una spinta elettrica. Poi il fatto che non sia così te lo dice la nota dello scarico, anche questa una bella nota di merito, perché devo dire che è una buona combinazione di potenza e discrezione come si deve su una Bentley, ed è stata ottenuta senza nessun ausilio di dispositivi elettronici o comunque artificiali. Molto bella così, nature. Una parte importante del carattere dinamico della nuova Continental GT è data proprio dall'introduzione di questa nuova batteria, che è un accumulatore da 25,9
kilowattora di capacità che permette alla macchina di procedere in modalità elettrica fino a 140 km orari, di ricaricarsi a una potenza massima di 11 kW e, secondo la Bentley, appunto, di farlo in 2 ore e 45. Quello che più conta però di questa batteria è il suo posizionamento, perché gli ingegneri della Bentley l'hanno montata a sbalzo al posteriore. Questo ha garantito una distribuzione dei pesi davvero ottimale, come non era mai stata prima nella storia del modello, perché su questa quarta generazione della Continental GT è stato raggiunto una ripartizione del tipo 49-51 tra l'asse anteriore e l'asse posteriore. Devo dire che salendo qui tra i tornanti e le curve delle Alpi svizzere, un po' per questo fattore, un po' per il contributo delle quattro ruote sterzanti, c'è davvero di che divertirsi. Su questo nuovo telaio sono state introdotte anche tante novità a livello di comparto sospensivo. Qui ci sono dei nuovi ammortizzatori a doppia valvola e delle molle pneumatiche a doppia camera. Questo in che cosa si traduce? Si traduce ovviamente in un controllo del corpo vettura molto più preciso, che consente di ridurre un po', no, quelli che possono essere i compromessi tra efficacia nella guida. Io adesso sono in modalità sport e ho messo il controllo di stabilità in dynamic, quindi non è escluso, ma mi permette di giocare un po' di più con il posteriore in inserimento e quindi di non compromettere il comfort classico della Continental GT, pur avendo una dinamica di marcia decisamente più interessante di quanto non fosse in passato. Questo dinamismo inedito della Continental GT, che emerge anche nei cambi di direzione più veloci, è anche frutto dell'introduzione di un nuovo sistema di controllo attivo del rollio, che può contare su un impianto elettrico a 48 volt dedicato, e la presenza di questo nuovo dispositivo contribuisce tantissimo a rendere molto più agile questo nuovo modello rispetto a quello che saresti portato a pensare per le sue dimensioni e la sua massa. E in fondo la bella sorpresa di questo nuovo progetto della Bentley è proprio questa, no? Perché loro arrivano da questo vero e proprio monumento del lusso British, e adesso con l'introduzione di questa nuova quarta generazione, la Continental GT sembra aver scoperto una vena aggressiva che la rende davvero molto, molto più divertente e ingaggiante di quanto non sia mai stata in passato.